Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro incontro del Festival Europeo di Poesia Ambientale. Ci troviamo oggi a dialogare con un ospite internazionale di eccellenza. Parliamo con Laure Gauthier, che è un artista francese che vive e scrive a Parigi. Lei è poetessa, ma non solo, perché si tratta di un'artista veramente poliedrica, che alla poesia affianca anche e soprattutto la musica. Si è trovata a collaborare con moltissimi compositori di fama internazionale di musica contemporanea e ha affiancato la poesia anche con installazioni luminose, allestimenti plastici, danza e cinema. All'interno delle sue opere, Laure Gauthier spessissimo tocca il tema dell'ambiente, declinato in tutte le sue possibili accezioni e soprattutto il suo ruolo all'interno della società contemporanea. Benvenuta, Laure. Grazie. Cominciamo il nostro incontro chiedendole come lei ha iniziato a scrivere, in che modo lei si è avvicinata alla scrittura e in special modo alla poesia e in che modo soprattutto all'interno dei suoi testi è emersa la tematica ambientale. Si tratta di una presa di posizione oppure è come se in qualche modo fosse stata proprio la tematica ambientale stessa a cercare di emergere, a chiedere con forza di comparire all'interno dei suoi componimenti? Merci beaucoup. Déjà, bonsoir, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous parler un petit peu de ce qui m'a Voglio parlare un poussé po' à di quello che mi ha écrire spinto a de la scrivere, poésie. Ça a commencé particolarmente la très jeune, ça a poesia. Ho cominciato commencé da sous une giovane, forme molto giovane. enfantine à 7 Ho ans. Dès que j'ai cominciato a appris 7 anni, à écrire, appena ho cominciato a scrivere, j'ai écrit des petites ho narrations imparato a scrivere e ho parce que cominciato le anche a scrivere réel, piccole come dit narrazioni. Jacques Lacan, Perché il reale, come lo dice Jacques psychanalyste, Lacan, le réel est ce qui lo cogne, ce qui fait psicanalista, mal. il reale è quello che À fa male, che l'extérieur, c'est le réel colpisce qui cogne. J'avais dell'esterno. besoin Questo de reale che travailler, qui colpisce, m'accompagne, avevo bisogno di par le lavorarlo prisme de l'écriture, par un travail attraverso sur la la langue. scrittura, attraverso la lingua. Et depuis, j'ai toujours écrit, Da depuis allora les ho six sempre ans, scritto, da quando sans avevo publier, 7 anni, toujours. senza Quand pubblicare. j'avais ensuite l'âge des études, j'ai Quando ho écrit des articles cominciato scientifiques, a des essais. studiare, ho Et anche j'écrivais scritto en parallèle des textes dei poétiques, essay mais je les poetici, déchirais, je ne les publiais pas. ma anche dei testi Je poetici n'étais che pas satisfait poi ho de leur fondement. stracciato Ce n'est perché que non depuis ero 10 ans que je soddisfatta publie mes della textes. forma. Je È da suis dans 10 la anni che quinzième pubblico i miei texte. testi e adesso Et ne je pense que le sono arrivato al travail sur la sesto. langue et la Il langue lavoro écrite, qui est un travail de poésie sulla lingua extrême, poetica que ce è il travail lavoro più permet estremo. non Questo seulement de lavoro protéger de l'extérieur, permette di mais permet proteggersi aussi de rendre dall'esterno, vigilant, de ma rendre plus anche di conscient. essere Ce n'est vigilanti. E que la poésie pour moi, la parce qu'elle poesia per travaille me de è façon plus solo la extrême poesia sur la langue, che porta qui peut a un lavoro più nous estremo accompagner sulla lingua. dans Questo ce lavoro ci rapport à può l'extérieur, accompagnare l'extérieur qui nel nostro menace, rapporto con l'esterno che ci notamment. minaccia. Et c'est pour ça que le thème de È per questo l'environnement, che il tema pour moi, n'est pas un thème, dell'ambiente il est présent, per me il est non è là. un tema, Et donc è toute una cosa che è écriture, presente forcément, in ogni obligatoirement, scrittura, nécessairement, doit necessariamente. retravailler ses forces de l'extérieur. Ogni Ça peut être écologique, scrittura deve lavorare con queste sociale ou forze politique. dell'esterno, che siano sociali o politiche. Alors, ce n'est pas un thème en ce sens que ce n'est pas un essai. Quindi Ce n'est pas l'ambiente un non è un essai. Je ne tema. traite pas de Io l'environnement, non parlo mais dell'ambiente, je travaille la menace ma è la extérieure minaccia de la distruzione della esterna della natura, distruzione della della natura, société della società post-capitaliste avec, post-capitalistica, par exemple, le tourisme, come il l'envahissement della turismo, consommation. il Toutes ces consumismo. choses sont présentes Tutte comme des queste cose forces. sono presenti come Et mon travail forze. n'est pas de les traiter, mon travail est de mettre des Il mio choses lavoro non è contraddittoires. trattarle, ma Des contraddictions en entrare in présence, de montrer contraddizione con comment queste elles cose, s'articulent, comment vedere come queste cose s'articulent si et articolano, comment come elles ci risquent de minacciano, détruire come aussi bien rischiano sûr di la langue. Donc distruggere c'est la lingua plutôt un stessa. travail de Quindi si tratta di un mise en lavoro relation, soprattutto de di messa laisser in des tensions relazione, émerger. C'est di un travail far sur, voilà, sur emergere delle l'émergence de tensions tensioni. pour Quindi moi, si tratta di far emergere delle et des tensioni. tensions bien sûr liées à l'environnement. Delle tensioni Tensions très legate importantes. certamente L'environnement anche politique, all'ambiente, l'environnement sul piano social anche et aussi bien sûr dell'ambiente la question politico, écologique sull'ambiente che sociale, tocca anche più la questione propriamente. ecologica più precisamente. Grazie mille, Laure. Ecco, proprio a questo proposito, l'ambiente nelle sue poesie viene interrogato, viene indagato, viene invocato in ogni sua possibile accezione.
Noi infatti siamo soliti pensare all'ambiente come semplicemente la natura e la minaccia dell'inquinamento, quando in realtà si tratta di una visione semplicistica, perché possiamo parlare di ambiente anche andando a toccare temi quali la società e soprattutto l'attualità. E mi è sembrato che all'interno dei suoi testi lei abbia colto veramente appieno questa versatilità del tema. Vorrei quindi chiederle, a suo avviso, quante e quali sono le facce che l'ambiente può assumere e tra di esse qual è quella che oggi andrebbe affrontata più seriamente all'interno della nostra società? Sono molto felice che lei parli della polivalenza del tema, perché spesso mi dispiace constatare che oggi si parla dell'ambiente in modo naif, univoco, come potrebbe essere tornare a una forma di sciamanismo. Non credo che questo possa aiutarci, perché la questione è giustamente molto complessa. Ci sono delle implicazioni tra tutti questi soggetti, il versante politico, il versante psicanalitico, il versante psichiatrico, il versante ecologico, etico. Per me la poesia dà la possibilità di lasciare agire tutti questi aspetti e per ridare la complessità del reale, di tutto ciò che è minacciato. Non è un solo soggetto, non è solamente un angolo. Si tratta di una poliprospettiva. Si tratta di vedere come questi diversi aspetti minacciano l'individuo. Penso a grandi soggetti. C'è stato un dopo catastrofe dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'emergenza di una coscienza sociale, politica, filosofica. Oggi siamo in un prima della catastrofe. Si dovrebbe lavorare con filosofi, politici, su questa cosa. È questo che dovrebbe porre come questione un libro poetico. La poesia non può militare, non sono una poetessa impegnata in questo senso, ma penso che i testi possano rendere, far emergere una coscienza, far diventare la gente più vigile su delle tematiche, come per esempio la differenza tra animalità e umanità. Possono puntare su dei meccanismi che sono all'opera, dei meccanismi che ci stanno seppellendo, mostrare anche la natura che resta, ciò che resta è ciò che viene distrutto. Penso che i poeti possano essere le persone che vedano, che non rinuncino alla complessità del reale e della coscienza umana. Perché il tardo capitalismo ha tendenza a comprimerci in identità molto parziali. Potrebbe essere anche pericoloso trattare la questione dell'ambiente in modo troppo parziale. È per questo che tutto ciò che ha a che fare con il pericolo legato all'ambiente si pone su diversi livelli, un livello intimo, un livello pubblico, e in tempi diversi. Prendere coscienza di questa cosa è importante, sia nello spazio sia nel tempo. Io cerco di far emergere queste differenti tensioni, essere vigili su queste cose. Credo che non si possa fare di più con la scrittura.
Grazie mille, Lor. Allora, adesso alternandoci a queste domande con Lor, ascoltiamo anche alcuni suoi componimenti. Ascoltiamo il primo. Si tratta di un estratto da La Cité Dolente, che è un libro che lei ha pubblicato nel 2015 e che è stato pubblicato in Italia dalle edizioni Macabor nel 2017, tradotto da Gabriella Serrone, dal titolo La Città Dolente. Capiamo subito che c'è un chiaro riferimento dantesco che andremo ad indagare successivamente. Si tratta di un testo che racconta l'isolamento di un uomo anziano all'interno di un ospizio che ripensa alla propria vita passata. Lor reciterà chiaramente in francese perché è la sua lingua nativa ed è la lingua con cui questa poesia riesce ad essere il più possibile espressiva. Per seguire il testo in italiano potete scaricare il file in PDF che è disponibile all'interno del nostro sito. Ascoltiamo dunque il primo estratto di Lor Gauthier. C'est à vous, Lor? Merci. Je suis venue couver les œufs que j'avais abandonnés dans la ville. Entendre sous la paille percer la coquille. Dépossédé, libre. Il se passe si peu ici. On devrait plutôt dire un vivoir. De ma fenêtre, presque vide, je peux toucher l'écorce amère du souvenir. Je veux mourir avant mon toit. Dans une maison de pierre, éprouvés, perdant leur longévité. Observer les murs qui courent à l'extérieur, ne soutiennent rien, ne séparent rien, retiennent juste un peu de terre et lézardent les sons. Comme le chat se purge, je bouffe du mot pour recracher la mer. Je suis venu me pourlécher la peau. Maintenant, je finis de porter le costume, je fais sauter tous les revers, je ne grandirai plus. J'écris sur l'envers des emballages, j'en suis à ingurgiter les pépins. Homme sans tranchée, j'ai marché toute ma vie, sans cicatrice, à bon train, vers la sortie. J'entame la dernière virée, à garde du verre à soie. Je dévide de moi un fil argenté. Fragile, vacille, folâtre dans l'air transparent. Je ne produis plus. Suis venu contempler de loin la petite trace de soie. Brouhaha du dehors. Serait-ce une allégresse? Comme dans un hôpital où l'on entendrait le cri d'un nouveau-né en contre-rythme, la course molle d'un nuage, ponctuant la danse des bistouris, muselant les gargouilles goutte à goutte. Et soudain, sans mot, pieds nus, j'erre dans le couloir en linoléum. Je n'ose dépasser la femme qui nettoie le sol. Nos traces ne sont que malades, mais pas sales. Ni herbe ni pluie, sous les semelles, aucun souvenir debout, doux. Respectueux dans l'attente de la faim, infesté de crabes, où les neurones fondus mais lavés de près. La dame n'est en fait pas habilitée à m'intimer l'ordre de regagner ma chambre. Elle porte la mauvaise couleur de blouse pour cela et je paie trop cher mes secondes de réclusion. Curiosité animale, j'attends sans langue. Ne suis qu'attente et née, odeur de pain artificiel, sous laquelle je devine la mort. Cela sent le linoléum, le détergent et la vie achevée. Sur scène, je pleurai les morts sans odeur. Maintenant, je connais l'odeur muette de la faim. Grazie. Grazie mille, Lor, per questo assaggio della sua arte. E continuiamo allora il nostro dialogo, proprio prendendo spunto dall'ultima domanda a cui lei ha risposto, cioè questa versatilità della tematica ambientale. Infatti, come è versatile la tematica ambientale, è versatile anche la sua arte.
Come abbiamo già detto, lei non si occupa solamente di poesia, ma nel corso degli anni, nelle sue performance, la poesia ha affiancato installazioni luminose, allestimenti plastici, danza, cinema e soprattutto musica, perché chiaramente c'è un legame privilegiato tra la parola e la voce, la musicalità. In qualche modo è come se nella stessa maniera con cui è impossibile pensare alla tematica ambientale per compartimenti stagni e quindi bisogna tener conto di tutte le sue possibili accettature, allo stesso modo lei concepisse in questo modo l'arte, quindi un'arte che non è mai a sé stante ma che sfuma sempre in una forma espressiva sempre diversa. Qual è allora il senso che lei attribuisce all'eclettismo di queste sue espressioni artistiche? E in che modo ritiene che tutte queste varie forme di arte possano incontrare e affrontare la questione ambientale? Merci. Je parlais tout d'abord de la, effectivement, de la diversité des formes. Della diversità delle forme. Et ensuite, je vous dirai comment, poi, bien sûr, vi dirò come forme, queste forme, forme vide, non sono delle forme vuote, font signe, ma fanno dei segni. L'environnement, justement. Indicano, notre environnement. Indicano l'ambiente. Tout d'abord, je considère les textes innanzitutto comme une étape. Considero i testi come une una tappa dans essenziale le dispositif nel dispositivo poetico, ma non l'unica. Mes textes, je les considère comme des matrices, i miei testi sono come delle matrici, dei cantieri. Qui pose avec une certaine langue. Avec une certaine approche, che un certain rapport, danno un punto di vista rispetto allo spazio e ci fanno e pongono delle domande. Et à chaque projet, à chaque texte, a ogni progetto, ad ogni testo, ogni volta che scrivo queste cose, penso a dei dispositivi che verranno in seguito. E ogni testo viene riscritto e ogni testo è sempre diverso. Je pense que le poète doit être actif. Il poeta deve essere attivo anche nell'arte contemporanea. Avere un pensiero, essere coautore di opere, non solamente dare dei testi, ma anche pensare ad altre opere transmediali, multimediali. C'est important, moi j'appelle. Alors, moi j'appelle ça une transpoésie. Io chiamo questa transpoesia, una poesia che attraversa le forme. Voglio dare qualche esempio legato all'ambiente. Tutto non è legato all'ambiente, però molte riscritture sono state per me legate all'ambiente. La prima cosa è un termine. È un termine che io ho creato, che è questo, transpoema. I transpoemi sono dei piccoli testi scritti che io. On pourrait dire que c'est de la poésie un peu situationniste. Si potrebbe chiamare una poesia situazionista. Si tratta di testi di due o tre minuti che io leggo in certe situazioni particolari, in cui l'idea di caso ha una grande importanza. Per esempio, potrei dire un transpoema adesso, ma non lo farò. Je peux enregistrer dans un musée, dans la rue. Potrei registrare in un museo, per strada, quando sento qualcosa alla radio. Ou dans la nature, o nell'ambiente, quando sento un animale. Et j'ai enregistré comme ça beaucoup de transpoèmes. Ho registrato in questo modo molti transpoemi. Et le sens des mêmes textes, que je dis plusieurs e il senso degli stessi testi è totalmente trasformato dall'ambiente circostante. La mia voce, ma non solamente la voce, anche il senso è trasformato. In Italia, per esempio, ho registrato qualcosa davanti a una donna
Et le sens, on entendait le guide en anglais. Che era una guida e si sentiva la guida in inglese e si sentiva il mio poema ed era, il senso era molto cambiato. Io parlavo delle grotte preistoriche, ma è solamente un esempio questo. Poi trasferisco alcuni di questi transpoemi in alcune installazioni multimediali. Ad esempio, ho incontrato Pedro García Velázquez, un compositore che lavora per registrare in tre dimensioni i suoni di luoghi persi, perduti. E il installa en trois dimensions le son de lieux perdus, installa in 3D dei suoni di luoghi perduti come prigioni, stazioni. Abbiamo già fatto in Germania un'installazione con lui, elettroacustica. Ne faremo un'altra a Reims, Remember the Future. Installeremo il pubblico in un luogo e il pubblico ascolterà questi suoni e su questi suoni io dirò dei piccoli testi legati ad altri luoghi. E quindi lavoreremo sull'immaginario delle persone presenti, che dovranno rielaborare lo spazio. Cosa questi poemi potranno... Nel caso di Caspar de Pierre, per esempio, il mio testo pone alcune questioni. Ho incontrato una donna che compone musica e con lei abbiamo creato a Ginevra e a Lione, abbiamo creato una pièce di 45 minuti nella quale io non potevo lavorare come poetessa. Abbiamo lavorato sull'immagine sonora, ma anche sulla violenza attuale della cronaca e del sensazionalismo. È stato possibile demoltiplicare il mio testo sulla scena e musicalmente. Abbiamo potuto porre delle questioni che vanno al di là del testo. Sono due aspetti molto importanti. Ho anche letto dei testi insieme a dei musicisti o in alcuni film e ogni volta si pone la questione che il tipo di supporto artistico finale va a influenzare una rilettura della mia poesia e di essere vigili differentemente. Grazie mille Lor, si tratta di un tema davvero interessante che tocca il nostro festival in doppia maniera, nel senso che parliamo di poesia in ogni sua possibile declinazione e allo stesso modo anche di ambiente in ogni sua possibile accezione. Quindi credo sia veramente interessante parlare di questi tipi di espressione artistica contemporanea e sperimentali. Vorrei ricollegarmi invece ad alcune delle sue più recenti pubblicazioni e farò riferimento a tre in particolare. Parliamo della prima, che è La città dolente, di cui abbiamo già ascoltato un breve brano e in seguito ne ascolteremo un altro paio, che appunto è stata pubblicata in francese nel 2015 e in italiano nel 2017. E appunto si parla del... di un anziano all'interno di una casa di riposo. È un tema che in qualche modo ritorna anche in altre sue opere successive. Penso ad esempio a Caspar de Pierre, che è stato pubblicato nel 2017 e che nel 2021 uscirà anche in italiano, che è ispirato al celeberrimo caso di Caspar Hauser, che è stato appunto un fatto di cronaca dell'Ottocento. Ed è un tema che nuovamente si riproporrà all'interno di Le Corps Caverneux, che è una raccolta che sarà pubblicata in francese sempre nel 2021.
Lei si è spesso occupata e interessata dell'isolamento all'interno della nostra società, della società contemporanea, e quasi per caso si tratta di un tema che quest'anno ci ha colpiti in maniera molto forte, perché con la pandemia il 2020 è diventato un anno un po' in tutto il mondo, un isolamento. Lei crede che questa situazione pandemica abbia stravolto le nostre vite, costringendoci a chiuderci in casa e ad evitare i rapporti con i nostri cari, con il prossimo? Oppure crede che in qualche modo il Covid ci abbia, come dire, dato solo delle conferme? E in che modo lei affronta questo tema all'interno delle sue opere e come lo affronterebbe oggi se dovesse scriverle nuovamente a fronte dell'esperienza vissuta? Je vais commencer par expliquer un petit peu comment effectivement je traite dans différentes œuvres différemment come cette question de varie opere diversamente questa questione dell'isolamento che per me è una questione poetica anche che prende diverse forme. Nella città dolente, per esempio, si tratta, è come se fosse una strizzatina d'occhio al Decamerone. Si tratta di un isolamento volontario di fronte a un pericolo. E la peste nella città dolente, nella mia città dolente, è la peste della società dei consumi, la società dell'informazione, dove ci sta solamente cronaca, sensazionalismo, consumo. Osservo come il tempo ci manchi, come siamo isolati e troppo esposti. È un problema di esposizione, siamo troppo fragilizzati. Alla fine di questo testo si vede che la persona si autoisola in un ospizio. Sono 8 canti e a differenza che nel poema dantesco la persona esce senza nulla, senza possedere nulla. È una riflessione anche sul possesso e sull'assenza di beni materiali. In Gaspard de Pierre, invece, si tratta di un isolamento involontario, perché si tratta di un orfano che è stato rinchiuso a 17 anni in una prigione all'inizio del XVII secolo. Ma anche lì, dopo questo isolamento involontario, Gaspard Hauser è stato mostrato, c'è stato un'attrazione verso questo martirio. E io lavoro in questo caso su questo aspetto della società che è attratta da questi fatti di cronaca. Naturalmente questa violenza subita da Gaspard Hauser conduce al suo suicidio. Infine, nell'ultimo testo che sarà pubblicato nel 2021, che ho appena finito di scrivere, Le Corps Caverneux, parlo in 8 sequenze come si vengono affrontati questi corpi cavernosi, i nostri, corpi cavernosi che sono necessari, importanti. Cerco di farne una musica, ma penso anche a un momento più collettivo. Penso anche al momento in cui c'erano le caverne preistoriche, ci si rincontrava in altre cavità e creando una tensione, creando una possibilità diversa di essere in comunità. Certo, ignoravo quando ho scritto La città dolente quello che sarebbe successo in seguito, questa autoreclusione. Ignoravo anche che ci sarebbe stato il virus.
Scrivevo a partire da Boccaccio. E non sapevo quello che sarebbe successo. Penso che sia molto importante dire che non è possibile predire quello che si scrive. In marzo, per esempio, mi sono fermata, non potevo più scrivere, l'isolamento era troppo forte. Allora mi sono dedicata a scrivere dei piccoli transpoemi. Io abito a Montmartre e da qui ho cominciato a registrare il suono, il vuoto di Parigi, il vuoto anche attraverso le fotografie. Ho registrato solamente l'ambiente sonoro della città e questo influenzava la mia voce. È solo questo che ho potuto fare. Non ho potuto scrivere, non ho potuto tematizzare. In questo momento scrivo un nuovo testo, una allusione a Matrix Reloaded, che è anche un racconto su una distopia tra il Medioevo e il futuro. Tutto quello che posso fare oggi è cercare le cause e tornare al 1800 oppure al Medioevo per guardare verso il futuro. Cercando questa tensione dialettica tra il passato e il futuro. Guardare quello che c'è nel ciò che di futuro c'è nel passato. Cosa è che questo può indicare, come questa cosa possa indicare un altro futuro. E come guardare anche un passato che non abbiamo visto. Non scriverò direttamente sul Covid, però quello che posso dire è che il Covid porta a un aggravamento della minaccia. Non so ancora cosa succederà. Ok, grazie mille, Lor. Sì, questa situazione ha colpito un po' tutti, inclusi noi che ci troviamo costretti a registrare in studio dal momento che non è possibile incontrarci di persona. E allora vorrei parlare più nel dettaglio di alcune sue opere, in particolare questa Città dolente, che per noi italiani è un richiamo immediato all'inferno dantesco, ma appunto, come lei ha già anticipato nella risposta precedente, non abbiamo soltanto Dante, in questa opera incontriamo anche Boccaccio, in riferimento all'epidemia di peste a Firenze, e abbiamo anche una citazione pasoliniana, abbiamo la frase «avrei voluto urlare e ero muto», che Pasolini inserisce all'interno della religione del mio tempo. E qual è allora il legame che lei ha con la letteratura italiana e in che modo lei crede che questi autori, che sono così lontani non solo tra di loro, perché appunto passiamo da Dante a Pasolini, ma sono lontani anche rispetto a noi, in che modo possono dialogare tra loro e con noi contemporanei? Oui. Quando ho cominciato a pensare alla città dolente, come spesso nei testi c'è un momento in cui non so cosa scriverò, un momento di crisi in cui osservo ciò che accade, leggo tanto. Ero veramente disturbata dal consumismo, dalle questioni ecologiche. In quei casi mi rifugio nei testi contemporanei o antichi. Mi è accaduto di leggere diverse traduzioni di Dante. Mi dicevo, devo leggere più volte la Divina Commedia. Ho cominciato a immaginare una risposta. Cominciavo ad annotare delle cose e una cosa sulla quale ho voluto cominciare a rispondere è stata la questione che oggi mi sembrava che oggi c'era un inferno anonimo. In Dante l'inferno è una cosa epico, ci sono tanti riferimenti. Allora ho cominciato a collezionare dei fatti di cronaca. E mi dicevo, la nostra società è questa, è fatta di fatti di cronaca.
donne violentate, cose del genere, insomma, ho collezionato tante cose e mi sono detto ne farò qualcosa. Questa era la prima idea. Mi dicevo, è un inferno anonimo che noi viviamo. Nei miei testi non metto mai nomi propri, non uso la maiuscola. Poi, cercando una forma, a quel punto leggevo Boccaccio e mi dicevo che la nostra peste, il primo canto, pensavo alle persone che si fanno tanti selfie e mi dicevo, pensavo a un narratore che si rinchiudesse. Non lavoro come Boccaccio sul numero 10, ma sulla cifra 8. C'è un solo narratore nel mio testo e questo narratore incontra diverse storie, sono tutte fatti di cronaca. Le altre voci sono delle voci che vengono da questi fatti di cronaca, dei fatti di cronaca inventati. E tutto qua va al di là di un dialogo col passato. Pasolini è solamente perché adoro Pasolini, ho una grande ammirazione per la sua opera, particolarmente quella cinematografica, con quelle inquadrature fisse e il suo lavoro sulla violenza. Mi piace come Pasolini lavora sulla violenza. Non voglio che si pensi che lavoro sulla letteratura passata. E questa frase per me è un riassunto di ciò che io sento, delle minacce che io sento oggi nel nostro mondo capitalistico. E questa frase che riassume ciò che io sento quando scrivo. Poi è stata una maniera di intrecciare queste tematiche, questi punti di riferimento con la mia lingua e con la mia maniera di scrivere. E ho letto anche altri poeti italiani in quel momento. È stata per me come fare un tuffo in questo magma. E vedo delle luci che non avevo viste prima, che non avrei potuto vedere prima. Si tratta di vestigia, ma parleremo anche magari del Medioevo, perché il Medioevo per me è un'epoca molto importante, un'epoca prima della modernità. Tornare al Medioevo ci fa fare delle domande che non avremmo fatto e spero che in questo modo magari si potrà uscire da questa società, dal nostro ambiente capitalista. In Villon, in Dante, ci sono una serie di domande, possiamo tirar fuori delle domande che possiamo porre anche oggi. Allora andiamo ad ascoltare un secondo brano tratto dalla Città dolente che Lor ancora una volta reciterà in francese e che potrà essere seguito nella sua traduzione italiana realizzata da Gabriella Serrone scaricando il file in PDF dal sito del festival. Prego Lor. Grazie. Puis se relever encore. Vivant de muscles. Encore une vie paupière, malgré l'être sphincter. Bien plus vivant que les insectes. J'entame ma dernière semaine, 7 fois plus d'éternité que les papillons. Homme, flore, mon vol fragile, une pesanteur morphine, humus. Me voilà, art. Vous grouillez sous la mousse, mais homme de câble, homme sonde, oh, mon cri est diagonal encore. J'abandonne mes souvenirs d'amour, mes images et mes sons pour me laisser ensevelir en catimini, loin de mes icônes, sous un drap synthétique, même pas blanc.
Étrange troc de liquide, homme, nuage. On m'injecte, je déjecte, vie. Où personne ne contemplera les images, arrêtées. Dans ce corps, 70 kilos de mémoire. Sans force, je tente de les incanter. Mes fruits malmenés dans ce brasier de douleurs nouvelles. Je leur donne mon rouge, mon blanc, mon brun, moi, bête, joue encore. Que d'écart en moi, dernière tranchée. Laissez-moi vivre, reconnaître, regarder au-dedans de l'enveloppe douloureuse à la matière indéterminée et dire que j'étais peau. Et j'aimais à toucher. Mes doigts plastiques n'ont plus de plaisir à l'acrylique. J'avais les cheveux de Dürer et je marchais à l'amour sans craindre le moment, linceul. À l'odeur de lessive rose que l'on mettra sur mon visage dans quelques tours de cadran. Et puis le bruit du bac, charron, semi-liquide, jaune-brun. Je ne peux plus descendre plus bas. Propos médicaux, sibyllins. Ma io perché venirvi, o ci il concede, io non Enea, io non Paolo sono, me degno a cio ne ion e altri crede. La force de l'évanouissement. Je quitte faiblement le champ, la caméra. Au hasard, je ne vois liquide, gazeux, orange, chloré, moi, bassine, soigné aux abois, voix encore, paupières fermées. En contrebas, implosion grise, la syntaxe se délite. Les plans arrivent, art grotesque, je vais d'alvéole en alvéole, sans amertume de vivre. Je ne rencontre que main et sourire. Je quitte le douloureux hospice vers les voies vives. Que des inconnus me repeuplent. Ce ne sont pas des ombres qui me frôlent, inconsistantes, non. Toute ma vie restante, le dernier bonus track, l'ultime cadeau, se gonfle le souvenir d'une de tes mains. Souvenir baudruche. Chaque sourire esquissé, passé, fait bouger l'aiguille. Je ne vois pas la goutte rouge qui perle dans cette encore vie. Grazie. Grazie, grazie davvero, Laura. Questo eco pesco che per noi italiani significa davvero tanto. Scusami per l'accento. No, no, va benissimo, va benissimo. Anzi, non è scontata la conoscenza così approfondita di Dante per qualcuno che non è italiano. E allora, ricollegandomi ad alcuni degli argomenti di cui abbiamo parlato nelle scorse domande, vorrei mettere in luce quella che lei chiama la cronacalizzazione del mondo, questa presenza massiccia di titoli di giornale, di notizie catastrofiche, che invece di narrarci la violenza come un fatto disgustoso, la rendono spettacolare, esplosiva, quasi un divertimento. E lei nei suoi testi si è spessissimo posta in contrapposizione a questa pratica tipica della contemporaneità. Ha spesso anche parlato di poesia come resistenza al male, ma non una poesia propriamente militante, quanto uno strumento intimo di lavoro e di scavo interiore. Crede quindi che sia questo, in fin dei conti, il ruolo della poesia? E reputa davvero che la poesia possa avere un ruolo incisivo sulla società contemporanea? Oui. Il y a quelque chose de l'ordre, je l'invente pas, de la société du spectacle, du spectaculaire. Però c'è qualcosa della società dello spettacolo oggi
che è spinto al massimo. Spero che non vada oltre, almeno. È una delle cose su cui io lavoro. Cioè, come poter raccontare l'orrore di questa spettacolarizzazione, questo fascino per la cronaca, verso fatti di cronaca violenti, a sfondo sessuale anche, e anche una modalità dell'informazione particolarmente politica, in internet, come anche le informazioni serie diventino solamente spettacolo. Il poeta non può rispondere a queste cose, non può più scrivere come scriveva prima. Oggi in Francia, ma anche in Italia, credo ci sia un dibattito sulla questione. Ci sono dei poeti che lavorano su un aspetto oggettivo, come i poeti americani, anche oggettivisti, che hanno scritto dopo la Shoah, che si servono di documenti di archivio. Questi poeti oggettivisti pensano che bisogna sopprimere la dimensione lirica, soggettiva della poesia. Dall'altro lato esistono anche i poeti lirici all'antica, che parlano di sentimenti, di cose intime. Io mi trovo un poco a cavallo tra questi due aspetti della poesia. Cerco di variare la mia posizione e cerco di avere uno sguardo, di avere un punto di vista diverso per pormi queste domande e restare vigile. A volte il mio testo è impersonale, è un punto di vista di pietra. Altre volte decido di non rinunciare alla soggettività, all'emozione. Emotion. Perché l'emozione crea movimento, comunque. È necessario comunque anche un lavoro sull'intimo, su quello che si sente, sul tocco, il tocco, tocco della pietra, l'odore dell'humus, le sensazioni della foresta, tutto ciò che ci resta, che è ancora intatto. Quindi c'è anche questo senso primario, vicino all'arte povera nella mia poesia. E su queste cose che prendo appoggio io, che mi appoggio io, ma c'è anche un lavoro sull'archivio, sugli archivi, senza mostrare i documenti. Faccio sempre delle ricerche. Per quanto riguarda Caspar Hauser, per esempio, ho fatto tanti anni di ricerca su questo caso, su François Villon anche, sulle caverne. Penso che questo lavoro sui documenti, sui fatti, sia necessario per è una maniera di non idealizzare la poesia come qualcosa al di fuori dal mondo, come se fosse qualcosa come se fosse una riflessione sulla bellezza della natura, sulla bellezza delle nuvole, ma cerco anche di legare la poesia a dei fatti reali. Guardo, leggo molto, leggo giornali, ascolto i dibattiti sull'ambiente o di politica, che mi permettono di trovare situazioni che fanno prendere coscienza del disordine attuale del mondo. Penso che sia molto importante, penso che la poesia possa fare questa cosa, possa riflettere su dei punti di vista, su come ci si rivolge all'altro, come mostrare che anche la lingua è colpita da questa violenza. E questo è un aspetto forse militante, in un certo senso, mio. E questa ricerca per ogni libro di trovare un nuovo punto di vista, una nuova lingua, un nuovo asse per mostrare la natura della violenza, far vedere a mani nude ciò che accade e mostrare la violenza di ciò che succede. Non, cerco di non mostrare la violenza in modo realistico. Io parlo di transrealismo,
di attraversare il reale con la mia lingua. Questo penso che possa salvare la lingua, la complessità della lingua, mostrando comunque i pericoli. E già questa è una cosa molto importante. Il poeta deve lavorare su dei fatti, anche su dei fatti di cronaca. In tutti i miei testi c'è una riflessione sui fatti di cronaca e sul sensazionismo che si lega ad essi, questo aspetto mortifero che è esattamente l'opposto di una poesia vigilante che guarda, vigile, che guarda la società. E il sensazionalismo giornalistico è esattamente l'opposto della poesia. Ci sono troppe informazioni. Bourdieu ha detto qualche anno fa che la televisione ci impediva di essere vigili, c'era troppa informazione. Quando leggo, vedete, ci sono molte pause, c'è il tempo del respiro, la poesia può in un certo caso, in senso, fare una specie di riciclaggio selettivo di ciò che accade. Il ruolo del poeta non è lo stesso che prima, deve fare una selezione e presentare in questa maniera la grande violenza del mondo. Ecco, questo credo che sia il ruolo attuale della poesia, della scrittura poetica per me, non so per gli altri. Grazie Lori, io credo che queste siano tutte posizioni abbastanza condivisibili, quantomeno per noi coinvolti in questo evento c'è senza dubbio un intento anche sociale e divulgativo, per cui almeno parlo per me, anche io mi trovo d'accordo con le sue parole. Ascoltiamo allora un terzo brano di Lorgautier, sempre inserito all'interno della Città dolente, tradotto da Gabriella Serrone. Lo ascoltiamo in lingua originale e è fruibile in PDF sul nostro sito. Oui, alors là encore, bon, on a parlé juste avant de silence. On va entendre la lecture du troisième extrait de la Cité dolente. Oui. Ah, va bene. Pas de problème, je suis désolée. Excusez. Je me tiens accroupi, comme un glacier incontinent, oublié à l'œil. Glacier expirant en transparence. Si l'on savait que je m'oxygène aux mots, renoncerait-on à venir m'abreuver de faits divers? Je choisis dans les cercles blancs, la surface s'éloigne, je dévisse à bon train. Mais la paupière ébahit les bleus de l'eau, ou est-ce le ciel qui l'absorbe, trop buvard, et je m'évase encore les yeux bés. Soudain, j'agis de mon regard de ballerine. Je regarde le nuage à la fenêtre et tente d'entendre l'autour, je respire. Quel courage parfois que de continuer à respirer. Je ne verserai pas ma première larme sur les chaussures noires du torero. Il a regardé à travers le hublot, sans haine, a fixé les yeux de celui qui écumait, sans qu'il ne lui vienne à l'idée de lui planter une banderille. Yeux aimants, embués par la lessive, une question muette, étouffée dès le prélavage, une syntaxe désarticulée par la culture d'une autre syntaxe. Était-il ballerine? Minute sans représentation. Le taureau seul n'aurait pas eu l'idée de la machine. Elle avait les yeux menaçants. Alors, il a fallu des ustensiles pour faire taire les paroles du regard, des battes, des clés, des crosses, des couteaux. Que de produits manufacturés pour faire taire le bruit de nos cités. Des taureaux en jupe, terrifiants de vie,
courant en zigzag près des ronces, arborant un pouls rapide, capable de parole, plonger le corps dans l'étang. J'ai tout lu. Mais le taureau se couche en sang, sans queue, sévissier, sous les feuilles. Il a croisé les yeux du torero, l'équipe harnachée de mauvais goût. Le taureau trouve, sans doute, que le rouge des bas ne se marie pas bien avec le noir du chapeau et des souliers. Cela le rend nerveux d'être abattu dans un habit criard. Il trouve que la lumière ne ressemble pas à cela, qu'il y a méprise. Cela ne lui rappelle pas Oedipe Roy, mais les gros titres des journaux gratuits. Et quand sa mère lui perçait les genoux à coups d'épingles à tricoter, quand le couple allait se coucher bouillonnant de plaisir, couvert d'excitation, le voyant affamé, gésir dans son urine, quelqu'un était-il torero ? Taureau, silence d'une ballerine torturée. Être le coussin témoin, l'écorce qui ne ferme pas les yeux. Poser un nuage dans les leurs pour faire édredon. Oublier la clameur, entendre ses silences. Le taureau enfermerait-il le bœuf dans un placard s'il était capable d'en construire un ? Il n'y a pas d'arène dans le bois, pas de gradin. Ressortir dans la vie corail sans rite, donner à tâter du tissu blanc au museau des taureaux, happer les regards vers un ailleurs indolore, leur faire apercevoir l'horizon cumulus. Tenter de parler au taureau, je ressortirai peut-être. Plus rodéomane que torero, moins noble, les soubresauts du cavalier, moins tragique. Grazie. Grazie, grazie davvero Laura. E dalla città dolente allora io passerei alle sue ultime opere, due opere più recenti che usciranno, l'una in traduzione italiana e l'altra verrà proprio pubblicata per la prima volta nel 2021. Partiamo da Caspar de Pierre che verrà pubblicato sempre da editore Macabor con la traduzione di Gabriella Serrone nel 2021. Si tratta di un testo che è stato interamente ispirato dal caso di Caspar Hauser, che lei considera il primo grande fatto di cronaca a livello europeo. Lei ha dedicato un'intera raccolta a questo personaggio che nella realtà sembra avesse grandissime difficoltà di comunicazione, perché come ricordato prima si tratta del caso di un adolescente che aveva passato praticamente la sua intera vita rinchiuso al buio senza alcun modo di comunicare con l'esterno e che all'improvviso si è trovato poi all'interno della società. Quindi è Caspar stesso in questa opera a prendere voce, però si tratta di una voce affaticata, stentata, che ha difficoltà anche ad utilizzare i pronomi, quindi c'è questo passaggio piuttosto fluido dall'io ad altri pronomi, ad una forma impersonale. E quindi si tratta anche a livello non solo di contenuti, ma anche a livello proprio formale, di un gioco che all'interno della poesia è tutto musicale e grammaticale, che offre una certa espressività. Ma come mai ha deciso di incentrare un intero volume proprio su questa figura di Caspar Hauser, che è sì una figura tragica ma anche molto curiosa, perché il suo caso ha ispirato moltissimi studi e moltissimi autori, anche artisti, e che cosa rappresentano all'interno della sua opera non solo le parole di Caspar ma anche i suoi silenzi? Oui. Alors, merci. Il y a ce qu'il y a de commun entre ce livre, ciò che collega questo libro al precedente è il lavoro sul silenzio, sul bianco. In tutta la mia opera, il silenzio, il bianco, lo spazio tra le parole è un momento di respirazione, un momento per salvarsi, un momento in cui la natura entra in gioco. Nel testo precedente
dico, parlo della corteccia che non chiude gli occhi. C'è veramente l'idea della nuvola e della corteccia. Il silenzio è il momento in cui si può osservare la natura nei miei testi. In Caspar de Pierre il silenzio è diverse cose. C'è il principio della terra, della nuvola, l'acqua, dei principi elementari che vengono a salvarci. Ma c'è anche la volontà di non cadere nell'imitazione realistica del caso Caspar Hauser. C'era un grande pericolo, parlando in prima persona, di imitare un linguaggio selvatico di un bambino che non era evidentemente selvatico, ma comunque questo poteva essere un pericolo. Quindi ho soppresso il pronome io, per evitare di cadere nel lirismo del XIX secolo. Non volevo parlare della pena di Caspar Hauser, perché era troppo irrappresentabile, troppo pesante. Io potevo solamente avvicinarmi a questa persona, cercare di porre qualche domanda, altre domande. Ci sono due personaggi molto rappresentativi della nostra società moderna, razionale, capitalistica, tardiva. Il primo è Wojciech, il soldato che ha ucciso la propria moglie, vittima sociale, il personaggio di Büchner, 1936, che si ispira di un fatto di cronaca. Oggi tutti i registi teatrali rappresentano Wojciech. Il secondo caso è un contemporaneo, è il giovane Caspar Hauser, ritrovato a Norimberga nel 1828, quasi un contemporaneo. C'è poca differenza di tempo tra i due casi. I poeti, i cineasti come Peter Handke non hanno trattato in questa maniera. I poeti invece hanno spesso tendenza a idealizzare Caspar Hauser come se fosse automaticamente una parola poetica, come se questo personaggio fosse una raffigurazione del poeta. Oggi è proprio questo il pericolo. Il pericolo è quello di idealizzare la poesia. Ho cercato di rendere questo personaggio come un personaggio banale. Ho danneggiato la lingua, ho danneggiato i verbi, anche in modo artificiale, e ho soppresso il pronome io, per fare in modo che la natura possa arrivare, l'aspetto selvatico possa arrivare attraverso di lui. Mi sono servita, potrei dire questo, di Caspar Hauser, che in questa maniera mi fa delle domande e mi porta verso questo punto di vista sul mondo, verso questo sensazionalismo che sostituisce il pensiero. E Caspar Hauser rappresenta la sua stessa idealizzazione poetica, ma anche ci rinvia questo nostro appetito, questo nostro desiderio della nostra società, questo appetito per il disastro del mondo. Allo stesso momento lo si denuncia, allo stesso tempo si amano le storie catastrofiche. E questo per me è molto importante. Penso a un saggio pubblicato quest'estate da Jean-Luc Nancy, che si chiama La pelle fragile del mondo. È molto importante
di non cadere in un discorso sull'Apocalisse, ma di trovare una strada anche in una natura danneggiata, anche in una società post-democratica, di trovare una strada. Ed è la questione che era anche quella di Kaspar Hauser all'epoca, cioè di trovare una strada in questa grande violenza. Non si tratta di un racconto solamente apocalittico. Kaspar Hauser non è un personaggio mortifero. Io cerco con lui una strada, e anche io cerco questa strada. Non solamente parlare della catastrofe reale, politica, economica e sociale, ambientale anche, ma anche ma anche come possiamo accettare di aver perso la metà delle specie animali, come accettare la violenza politica, la violenza poliziesca, come si può accettare di trovare una strada in questa, come trovare una strada e che orizzonte può essere il nostro in questo momento storico. È una cosa molto fragile, si tratta di un cammino incerto naturalmente. Okay, grazie mille. Allora io concluderei parlando invece della sua ultimissima opera, ne abbiamo fatto qualche accenno in precedenza, si tratta di Le Corps Caverneux, che sarà pubblicato nel settembre del 2021 con le Editions Lasquine, è un testo che uscirà appunto in lingua francese, non sappiamo se un domani verrà tradotto in italiano, ce lo auguriamo. È un testo che indaga quelle cavità, quelle che sono vere e proprie caverne, che ognuno di noi serba all'interno della propria intimità e che ogni giorno cerchiamo di difendere da tutti quegli assalti che la società ci fa, una società consumistica che cerca in ogni modo di riempire questi spazi vuoti all'interno di noi. E chiaramente il termine corpi cavernosi è anche un evidente richiamo al desiderio sessuale che è intrinseco alla natura umana. Ci potrebbe parlare di questa sua ultima raccolta, focalizzandosi in particolar modo su qual è il legame che intercorre tra questi corpi cavernosi che noi abbiamo al nostro interno e il mondo invece che è all'esterno e che ci circonda? Oui. Allora, tout d'abord, ce mot, les corps. Innanzitutto, questa parola, corpi cavernosi. In francese designa l'organo erettile, è così che si parla della sessualità, così si mostrano i corpi cavernosi negli organi sessuali maschili e femminili. Quindi si tratta per me anche di un gioco di parole, un'allusione alla nostra anatomia e che segna naturalmente il desiderio sessuale, ma anche un riferimento alla caverna preistorica. Ci sono diverse sequenze, in ogni sequenza c'è una sequenza della società che ci attacca. In Rodez Blues parlo del turismo di massa. Un'altra volta della situazione catastrofica in un ospedale, in una RSA, in un'altra sequenza dell'acquisto in un grande centro commerciale, è una sequenza che è ambientata in un supermercato. Insomma, ci sono diversi punti di vista. Un'altra sequenza è ambientata in una foresta. C'è una narratrice che attraversa una foresta e ha perso le parole, non conosce più quali sono le parole per designare gli alberi, per esempio. Cerco anche di far vedere attraverso queste sequenze come qualcosa può sorgere in noi, può
prendere posizione. Si tratta di un appello a trovare nei nostri corpi degli spazi. Abbiamo tutti gli spazi vuoti in noi. Quello che è importante per me, come dicevo prima, è desidealizzare la poesia, non essere contro la poesia, ma togliere questo aspetto idealistico. Se si disidealizza la poesia, riusciamo a far vedere come l'unica cosa comune a tutte le persone su questa terra sia quella di avere al nostro interno degli spazi vuoti che si possono riempire di ricordi, di tristezza, di noia, di momenti di depressione o di collera, di rivolta anche. È molto importante non riempire queste caverne. Nella nostra società capitalistica tardiva si cerca in ogni maniera di riempire questi spazi vuoti per evitare che ci siano proprio in noi questi spazi vuoti. Questi corpi cavernosi, quindi, sono un tentativo di trovare un linguaggio per questi spazi vuoti, trovare una specie di musica dei nostri spazi vuoti. Non è un ideale, si tratta di trovare una musica dei nostri spazi vuoti. Vorrei prendere due esempi delle sequenze di cui parlavo prima. Una si chiama La foresta bianca. Questa foresta bianca è un'allusione a Jean-Jacques Rousseau, alle sue passeggiate solitarie. Rousseau, nel suo testo, ha un vocabolario molto preciso, attraversa la natura e designa le cose, sviluppa attraverso questa sua passeggiata una certa misantropia. Io invece faccio attraversare la mia narratrice, che non ha più parole, come oggi accade ai giovani, e non solo ai giovani, anche quelli dell'antica generazioni precedenti. La gente non riesce più a nominare le piante, i fiori, ha solamente poche parole, non si conoscono le specie di alberi, è difficile nominare ciò che ci circonda. Io cerco di attraversare con questa mia narratrice una foresta immaginaria. Non ho il vocabolario di Rousseau, ma il mio scopo è diverso. Attraverso questa passeggiata voglio arrivare a una, non a una misantropia, ma a una empatia, una filantropia. La natura per me non produce lo stesso effetto, porta un effetto di filantropia, di amore per l'umanità. L'ultimo esempio è il caso di Rhodes Bruce, e che è la prima sequenza dei corpi cavernosi. È un'allusione a Antonin Artaud, che è stato rinchiuso durante la Seconda Guerra Mondiale a Rhodes, una città che è del sud della Francia. Sono andata sul posto a fare delle ricerche, ho letto tanto e ho letto soprattutto le lettere di Antonin Artaud, in cui lui denuncia il fatto di essere stato rinchiuso. Si tratta ancora di una persona che è stata rinchiusa. Antonin Artaud ha subito degli elettroshock che non avevano senso. Artaud cerca di ritrovare attraverso le sue lettere una umanità, una coscienza. E poi in questo testo c'è una seconda allusione. Parlo di un altro testo di Artaud che al paese dei Tarahumaras, un testo che lui aveva scritto prima di tornare, un testo dedicato agli indiani del Messico che prendono delle droghe e attraverso la quale essi hanno delle visioni. Ho cercato di mettere insieme una passeggiata
banale che ho fatto attraverso Google Maps, cioè ho attraversato Rodez attraverso Google Maps e mi chiedo, pongo la questione del turismo di massa. E mi sono ricordata di come, andando a Rodez, la gente o andava alla cattedrale oppure al museo Pierre Soulages. Cioè, sono delle cose ottime sicuramente, ma c'è anche un altro luogo di memoria, uno spazio consacrato a Antonin Artaud, dove si espongono delle cose. Nel mio testo, personaggio decide di non cercare, non vuole andare al museo di Artaud, ma preferisce leggere le lettere. In questo modo si crea una visione sulla povertà del mondo, sulla natura che scompare. Poi c'è una parola che ho scritto, immensa, sulla pagina. Ho visto morire i musei. E questa è una parola chiave del testo. È il tentativo di andare contro il fatto che oggi in Occidente si ha tendenza a far museo di ogni cosa, come se pure per la catastrofe ecologica si possa mettere in museo come delle specie in via di scomparsa, insomma. Come se l'Occidente non potesse far altro che produrre degli archivi di sopravvivenza. E d'altronde la gente che viene in Europa dall'est pensa che noi in Europa siamo solamente città-museo. Non sono contro i musei, ma questa mia frase pone la questione di come reagire a questa nuova catastrofe politica e ambientale. Si tratta forse di prendere coscienza, o almeno non ho la risposta, però almeno come fare a non essere e non fare di tutto museo. Perché parlo di Artaud, perché parlo delle caverne, perché parlo del Medioevo? Io non sono irrazionale, faccio delle domande alla razionalità, mi interesso allo sciamanismo e mi interesso a tutto ciò che non è razionale, ma io non sono un antirazionalista. Oggi, nella catastrofe ecologica e ambientale che viviamo, la cosa più importante è tornare alle cose non razionali, evitare di essere nell'illusione del razionalismo senza cadere nell'irrazionalismo, che potrebbe essere un grande pericolo. È per questo che mi interesso a persone che sono state come Antonin Artaud, anche persone che medievali come François Villon, o ancora come nel prossimo libro. È molto importante quello che Adorno chiamava la dialettica dell'illuminismo. Questa riflessione sulla ragione è molto importante. Alcuni miei testi vanno verso l'irrazionale e invece altri vanno verso il pensiero, verso il razionalismo. Che cosa fare della eredità dell'illuminismo senza cadere, in questa situazione tutte le problematiche che ci pone il capitalismo di oggi? È un po' tutto ciò che c'è in questo testo, toccare l'arte parietale, ma anche toccare da vicino il nostro tempo e questa nostra società fatta di musei, la nostra società passeista. Grazie.
Grazie davvero, Lor. Allora, ascoltiamo un ultimissimo brano recitato da Lor Gautier. Si tratta in questo caso di un inedito perché è appunto questo Rhodes Blues di cui abbiamo sentito parlare in quest'ultima onda. Appunto è un brano tratto da Le Corps Caverneux che sarà pubblicato in francese nel 2021 e che ancora non abbiamo a disposizione in italiano, per cui è un inedito la cui traduzione è stata curata da Gabriella Serrone. Andiamo ad ascoltarlo. Grazie. Il pleut encore sur Rodez, d'une pluie déjà vue. Une pluie presque chaude, hors saison. Il pleut toujours sur Rodez, d'une pluie sans printemps. Des gouttes qui tombent avec rebond, comme du blues nécessairement. Tu te souviens sans doute des bonds et rebonds de l'eau, près du granit rose, qui tombe en chantant, qui tombe exactement comme des notes bleues regardant. Il ne fait pas noir à Rodez, ni chien, ni loup. En pleine lumière, il pleut. D'une pluie inutile, une pluie sans saison, parlons-en. Une pluie sans orage, justement, sans nuages. Une pluie de lassitude, d'un paysage qui naissait plus. D'une nature qui n'a plus que l'humide à opposer, déraillée, comme un poème mou et sucré, un poème de salon, c'est la pluie hors saison. Une pluie trempe touriste, même pas l'anti-mousson. Une pluie à rabat, qui rabat les touristes, sous les vitrines. Une pluie cabas, rattraper les invendus, du lèche-vitrine impromptu. Ça marche parfois. Amasser, ramasser, et si on arrêtait? Je cherche le nuage qui a causé le bain. Cherche le nuage sans le trouver. Je n'ai rien à y faire qu'à laisser pleuvoir. J'ai soif sous la pluie. La pluie de l'eau que l'on ne boit plus. On boit dans du plastique en stock. Toute honte bu, j'ai soif sous la pluie. Tout est dit d'aujourd'hui. Il pleut à Rodez, tandis que partout ailleurs, c'est le feu. Le monde brûle bien quand il pleut. La preuve qu'il y a pluie et pluie, des contrefaçons. Ça ne sent pas la terre sans orage ni nuage. Ça ne sent pas la terre, pourtant, j'aimerais la gratter comme les chiens, la gratter pour déterrer, y voir un signe de l'après vert. J'ai soif sous la pluie. Je bricole une musique qui n'ignore ni la terre, ni la brume dont on ne parle, encore moins l'écorce impossible, le talus indifférent. Ceux qui broient du noir les ai vus s'élever en contrebas de la montagne de Rodez, là-bas, vers le trou de Bozouls. Le sang du rite est perdu, du rite dont on a presque tout oublié. Le clochard du monde, bossu, aux yeux esquivés, injectés, à la pauvreté que tu ne contrôles plus. Depuis la montagne R, surplombée de grès rose, m'est apparue. Et vu gémir le bossu pauvre traverser l'Aveyronnais. Des contrées que tu ne sais plus nommer, un paysage non préparé ni visité, où tu n'as pas prévu d'aller. Le plateau sur le Ségala, le Causse Comtale, les terres caillouteuses. Tu as six parfums de carambar en poche, mais ne connais pas le nom des roches. Soudain, tu as vu la clocharde du monde et elle te criait.
J'ai vu mourir les musées. J'ai vu mourir les musées derrière la montagne, a-t-elle répété. On refait les visages morts, les remodèle. On refait les voix des acteurs morts, les réarticule. On refait les grottes en plastoc, les duplique. Et on marche à reculons, atrophié du toucher. Accepter de regarder les hommes percés qui prennent l'eau, les hommes ébréchés par milliers, au travers desquels on aperçoit les alisiers blancs des camerisiers et des châtaigniers. Et la peau à hauteur de nuage, il n'y a plus de chiffres ni de cercles au sol. Tout est recouvert et tu ne veux plus fouiller le passé, ça suffit. Mieux vaut danser en titubant sans savoir, un chemin se trouvera. Sur les plateaux de pierre, les pauvres du monde apparaissent, proférant des mots que je ne comprends. L'ellipse généralisée de sens dansant. Dans les forêts serrées, de vieux messieurs en costume parlent d'eux et disent qu'ils écrivent des poèmes de forêt et se disputent sur la forme. Il y en a d'autres qui installent des arbres en photo et en film, pensant qu'on gagne au grattage et au tirage. Tu vois la charrue avant les bœufs, à perte de vue. Grazie. Grazie a lei, Laura. È stata una lettura molto coinvolgente e in generale è stato questo un incontro davvero, davvero interessante. Anche di quest'ultimo brano, Rhodes Blues, potete trovare la traduzione in PDF sul nostro sito, sempre effettuata da Gabriella Serrone. Direi quindi di salutarci qui, ringrazio ancora Lorgotier per essersi prestata a partecipare a questo evento, è davvero significativo proprio per questa dimensione europea che abbiamo dato a questo festival. Per quanto sia stato bello incontrarci così, sarebbe bello un domani poter replicare magari dal vivo, vedremo che cosa ci riserverà il 2021 o gli anni a venire. Ringraziamo anche Gabriella Serrone che ci ha fornito le traduzioni delle poesie che loro ha letto e anche Arturo Armone che si è occupato della traduzione simultanea di questo incontro. Grazie molto. Grazie Laura e a presto. Merci beaucoup, merci pour l'invitation grazie a Marco Fratoni, a voi Ilaria e a aussi Marco e anche a Ilaria e anche al traduttore. Grazie a voi. È stato un grande piacere. Anche per noi. Grazie.